I brani delle apparizioni di Gesù risorto sono un po' difficili. È difficile commentare la risurrezione, ma proviamo ad immedesimarci. Maria di Magdala piange. Piange per la morte di Gesù perché lo hanno portato via e lo fa disperare piangere su un sepolcro vuoto. Maria di Magdala siamo noi che piangiamo perché immersi in una realtà che ci fa soffrire, perché ci sentiamo magari privi di speranza. Mentre Maria è appunto al sepolcro, in lacrime appaiono due angeli. Il Vangelo dice che erano in bianche vesti e possiamo pensare che a quel tempo, data l'assenza di strade asfaltate, fosse raro incontrare degli individui così candidi. Ma questa apparenza non basta a insospettire Maria, che tutta presa dal suo dolore ripete a questi sconosciuti che le chiedono del suo pianto qual è la realtà dei fatti. Poi vede un terzo individuo e ancora si confonde, lo scambia per qualcun altro, vuole trovare una soluzione pratica. Maria di Magdala siamo noi che, attaccati strenuamente alla realtà, chiediamo tormentati cosa possiamo fare con le nostre forze per porre fine al nostro dolore. Poi la grazia, Gesù la chiama, Gesù ci chiama per nome, è il primato dell'ascolto sulla visione. Essere chiamati per nome è sentirsi conosciuti e amati, e questo muove in noi la conversione, si voltò. Immaginiamo gli occhi lucidi di Maria, riempirsi di luce, il suo cuore riempirsi di gioia mentre riconosce il Maestro e ha un assaggio di risurrezione. Nel volto dei rabbini riconosce le sue promesse mantenute. Una gioia possibile nella vita. Maria di Magdala allora siamo noi, che grazie all'incontro con il nostro Maestro possiamo uscire dal sepolcro della sofferenza, possiamo aderire alla nostra chiamata che è portare agli altri la speranza di un messaggio cristiano. Buona e santa giornata a tutti.